Huawei P30 Lite è ufficiale, il più piccolo della serie P30 dell'azienda cinese arriva finalmente sul mercato europeo e soprattutto in quello italiano, con qualche settimana di ritardo, sì, rispetto ai due modelli più importanti. Di certo si farà apprezzare e molto, sia per il suo design assolutamente in linea con quanto fatto da Huawei con i fratelli maggiori P30 e P30 Pro, sia per il comparto hardware di primissima attenzione, seppure su di una fascia mid-range. Lo abbiamo provato per qualche giorno e vi anticipiamo cosa ne pensiamo qui su Hardware Upgrade. Fare meglio del passato non è mai semplice e a volte può significare anche vanificare progetti portati avanti per anni. Qui Huawei lo sa bene, con il P30 Lite migliora ancora quello che poteva sembrare impossibile, presentando un device compatto, elegante, rifinito con cura e soprattutto con tripla fotocamera al posteriore. Un display sempre più ampio grazie all'introduzione della notch a goccia e la riduzione delle cornici. Un processore collaudato e ben ottimizzato ed una batteria che può fare bene. L'eleganza anche qui la fa da padrona. Huawei pone la medesima ricercatezza anche in un device di questo prezzo e soprattutto di queste caratteristiche. Snello nel suo spessore da soli 7,4 mm, grazie anche alla curvatura della back cover che permette continuità con la cornice e con il display anteriore. Inevitabile non cogliere la bontà della curvatura 3D, capace di migliorare la presa in mano e rendere il device praticamente stabile anche in situazioni davvero estreme. Oltretutto, la colorazione bianca in prova cattura l'attenzione cambiando la luce solare al madreperla. Il display anteriore è un pannello IPS LCD da 6,15 pollici dalla risoluzione Full HD Plus ed una densità di pixel elevata, pari a ben 415 ppi. Quello che permette di godere del pannello però è anche la sua ampiezza in superficie usabile, perché qui il rapporto tra corpo e display è pari al 90%, e grazie ad una riduzione massima delle cornici e all'introduzione del notch a goccia, ogni contenuto risulta davvero piacevole. Huawei P30 Lite è anche sostanza e all'interno del nuovo device l'azienda cinese ha deciso di porre un processore sì medio gamma, ma con un potenziale davvero importante. Ecco che il P30 Lite dispone del Kirin 710, che altro non è se non un chipset octa-core da 2,2 GHz. Coadiuvato da una GPU Mali G51 e da ben 4 GB di RAM. Le impressioni in questi primi giorni di utilizzo sono davvero interessanti perché lo smartphone lavora bene nelle attività classiche quotidiane, ma riesce addirittura a spingersi anche un pochino oltre, se ci interessa magari giocare con grafica più spinta o anche per altre attività. Le altre specifiche tecniche parlano di un prodotto con uno storage interno da 128 GB che potrà comunque essere espanso fino a 512 GB con una classica micro SD. Il device oltretutto supporta una doppia SIM, anche se ibrida, quindi o doppia SIM o una SIM e micro SD. A livello di connettività abbiamo poi il Wi-Fi dual band, ma anche chiaramente la rete LTE 4G, quindi una porta USB Type-C, il Bluetooth 4.2 e il jack per le cuffie da 3,5 mm. Ciò che risulta però davvero interessante in questo nuovo Huawei P30 Lite è sicuramente la tripla fotocamera presente al posteriore. Tecnicamente siamo in presenza di un sensore wide angle ed un'apertura focale da f1.8. A questo si aggiunge un secondo sensore da 8 megapixel ultra grandangolare, capace di ampliare il proprio angolo di visione fino a 120 gradi. Infine, ultimo terzo obiettivo da 2 megapixel che permette di catturare ogni singolo dettaglio di profondità per realizzare scatti con effetto bokeh in ritratto. Ora, le prime impressioni sono davvero positive. Huawei P30 Lite riesce facilmente a riprendere i soggetti o la scena con una buona luce.
Buoni sono i dettagli con una gamma cromatica interessante. Buona è anche la fotocamera ultra grandangolare che, seppur ampliando fino a 120 gradi la panoramica dello scatto, propone poi un aggiustamento algoritmico ottimale, garantendo dei risultati senza distorsioni da barilotto tipiche proprio di questi sensori ampi. Al buio è possibile utilizzare la modalità notte che migliora l'esposizione, anche se chiaramente in questo caso, a differenza di P30 e P30 Pro, non sembra possibile fare miracoli. Presente poi l'intelligenza artificiale che garantisce di riconoscere facilmente fino a 22 categorie per la cam posteriore e fino a 8 categorie per quella anteriore. Fotocamera anteriore oltretutto da ben 32 megapixel ad apertura focale da f2.0 che sembra lavorare bene soprattutto nel riconoscimento del soggetto nella scena. Infine, per quanto riguarda la batteria, possiamo solo dire che il nuovo Huawei P30 Lite è in possesso di una batteria da 3340 mAh che dovrebbe, a detta dell'azienda, portare a sera con tranquillità anche con un utilizzo intenso sia sotto rete Wi-Fi che sotto rete 4G. In questi primi giorni di utilizzo non abbiamo ancora percepito completamente la sua bontà, ma di certo quello che ci è sembrato è di avere un terminale davvero ben ottimizzato sotto questo punto di vista, come Huawei ormai ci ha abituato. Oltretutto da sottolineare come lo smartphone sia in possesso della ricarica rapida e soprattutto con un alimentatore da 18 watt capace di ricaricarlo davvero in maniera molto veloce. Chiaramente la MIUI 9.1 in questo caso nella versione con Android Pie ci permette di avere davvero moltissima personalizzazione su questo Huawei P30 Lite. Le funzionalità le conosciamo davvero molto bene e soprattutto conosciamo l'interfaccia che ci permette di avere una esperienza amplificata su questo device, anche se non è appunto un top di gamma. Insomma, le prerogative di un device davvero buono ci sono tutte. Questo nuovo Huawei P30 Lite sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui appunto questa bianca, e con la disponibilità anche di bundle in preordine, come ad esempio le cuffie FreeBuds Lite, comprese nel prezzo. Un device davvero interessante che testeremo nei prossimi giorni per proporvi poi una recensione completa qui su Hardware Upgrade, ma che in premessa davvero sembra essere interessante.